Wally? Rispondi? Dai? Ah, sto disegnando, va bene, sei troppo concentrato, va bene, disegno. Bravo, che imparo anche a scrivere. Buongiorno, sergente. Buongiorno, allora. Oggi vorrei fare io un tutorial. Va bene, fai quello che vuoi. Cioè, come costruire un carillon. Va bene, sergente, vediamo come la dobbiamo costruire e che pezzi ci servono. Ma certo, il procedimento. Allora, è molto semplice. Bastano dei pezzi molto semplici da capire, molto belli, molto colorati. Cioè, non così tanto colorati. Quindi, però, sempre è qualcosa. Ecco, è molto fantastico fare un carillon perché è molto antico, un carillon antico, antichissimo, non sai di quante generazioni è stato. Ah, sì, vabbè, ma tu l'hai distrutto per farlo? No, l'ho costruito, però, cioè, oggi mi è venuto da farlo perché mi sento un po' così. Va bene, sergente, allora ti senti un po' così negli anni lontani. Cioè, di quelli che ormai sono accaduti. Certo. Va bene, andiamo. Va bene, sei svenuto dai pezzi? Sì. Ok. I pezzi sono questi. Sono fantastici. Allora, ci serve un mattoncino anche di diversi colori, quindi non fatelo di stesso colore. Ma, però se ce l'avete dello stesso colore potete anche farlo. Ok, come vi pare, due di questi, infatti ce n'è anche uno qua, due di questi, una stecca lunga, questo cosetto, non so come spiegarlo, e poi ci abbiamo una finestrella e un pezzo tipo, non so, zampette? Ma non so. Va bene, allora incominciamo a costruire. Allora incominciamo da questo, mettiamo questo e ora mettiamo su questo. Poi possiamo incominciare a mettere su anche questo. Ora ed ecco la base. Ora facciamo il pezzo proprio dei carillon. Ok, sergente, se ne vada, se ne vada. Ok, ci ho lasciato i pezzi. Sergente! Ok, allora prendo intanto questo qui, è uno di questi. Lo attacco. Ok, nella parte ovviamente girevole. Se, ovviamente sono tutte le parti girevoli. Allora, poi lo attacco qua e fa. Si muove. Ok, ora facciamo la nostra stecca. Prendiamo questo qua e lo mettiamo. Poi prendo questo e lo metto. E adesso dobbiamo solo fissare. Allora, come? Non lo so. Aspetta, attaccati. Ecco, così. Al contrario. Però devo farlo più in su. Ok? No, no, non deve neanche uscire fuori. Vabbè, così. Ed ecco che gira. Ora fissiamo solo due parti, quindi io lo metterei così. Quindi ora il nostro carillon è pronto. Perché non lo posso fare comunque, è carinissimo. Sergente, si calmi, ma che sto facendo con i pat... Ah, sì, lasciamo stare. Wally, hai finito tu? No, ancora con il drago. Ma che carino! Ok, stai scrivendo meglio? Prima facessi lo sparabocchi per scrivere. Va bene, hai finito? Ho detto, hai finito? Sì. Ok, ti devo mettere la testa. Sì, ora ho finito. Ok, vediamo il tuo capolavoro e togli la matita. Ok? Allora, Wally, è scritto
scritto benissimo. E poi qui. Oh, che carino. Ci assomiglia a lui? Ma davvero? Ma ti assomiglia. Bravo, sei stato comunque. Allora, e qui abbiamo il nostro hotel. Che è qui. E poi qui c'è la data. 26/10/2019. Perché è così carino? Vabbè, è molto carino. Ciao Valeri, ciao. Ciao, ora ci vediamo alla costruzione. Anche perché c'è stata la tragedia che si era rotta la casa due volte. Sì, è vero, Wally, ma si è rotta due volte. Ed è molto carino. Non è bello? Sì, non è tanto bello. Perché. E poi c'era la sua Babbo Natale, la sua aiutante unicornosa. Unicorni. Ok, sì, è unicorni, la sua aiutante unicornosa, va bene. Non mi ricordo come si chiama, unicorni. Sì, io mi ricordo così. Wally, c'è troppo carino. Ciu. Ok. Pensa alla matita. Vabbè, puoi pensare alla matita quando vuoi. E anche ora. Va bene, ci vediamo dopo. Signore e signori, dopo la tragedia che è successo un po' di giorni fa ed è passato un po' di tempo, diciamo 2 orette, ecco la casa, un pezzo della casa che era distrutta, l'hanno ricostruita e la stanno ingrandendo ancora di più, ma è ancora in costruzione. Guardate che meraviglia! Fantastica, eh? Ed ecco l'altro pezzo. Questa casa è bellissima, bellissima, bellissima. Allora, qui abbiamo 2 bibite gassate, che una è qua, un'altra non lo so dove è andata a finire. Comunque abbiamo una Coca-Cola, un Bustel, il ketchup e la maionese. Poi abbiamo qua ovviamente la cucina, Poi qua abbiamo il fantastico bagno ed è bellissimo. E poi abbiamo la paura, la cosa più strana che non avete mai visto, la bara d'Halloween. Che paura. Ma la lasciamo qua per decorazione luminosa. Ovviamente tra pochi giorni, settimane, cioè è il 3 giugno e escono film d'Halloween. Che bello, che bello. Allora, intanto, guardate. Allora, poi qui abbiamo la camera della bambina, che è una bambina molto pazza, che è insopportabile, quindi è una sorellina insopportabile, che ci hanno fatto la stanza qui, chiusa senza niente. Però puoi andare in salotto, che qui abbiamo il signor sergente. Era sergente? No, non parlate, io mi sto vedendo a partita di calcio. E qui abbiamo dei glitterini che può scoppiare. Poi qui abbiamo la stanza di Broadway ed è bellissima. Qui abbiamo la stanza di Lilla. E Lilla, giusto? No, mia sorella è Lilla. Mia sorella. Io sono Y-Style. Va bene, Y-Style. Ti posso chiamare Lucy? Sì. Probabilmente il mio nome è Lucy. Perché? Ah, mi stessa in avete, guarda, la mamma. Vabbè, c'è sta meglio. Va bene. Allora, è fantastico, vero? Mi piace molto questo cose. Poi questi. La tua camera è molto stile di minerali, gemme e anche anche molto floreale. Poi qui vediamo la stanza del fratello. Ed è bellissima. Perché? Allora, abbiamo il letto iperpersonalizzato, che qua c'è pure la navetta. E poi qua c'è una ventola. Non puoi tirare. Va bene. Qui si sale fino a giù. Da su a giù. Poi qui abbiamo una fantastica giardino.
qui c'è il russo, vero? Il russo. Buongiorno! Io sto guardando qua. Pierrot è troppo bello sto giardino. Troppo bello. Giardino bellissimo. Va bene. Va bene, allora, e questa è la casa magnifica. Oh, abbiamo anche una cosa in più. Che strano, una cupola. E qui abbiamo la signora Dal Verme. Perché il sergente di cognome Dal Verme. Questa. E sono tutte e due Dal Verme. Che cognome non lo so. Però, cioè, non lo so. L'ho inventato adesso, però non so, perché l'ho visto in una lettura e quindi ho detto, è un po' strano, vabbè. Molly, abbiamo finito? Sì, abbiamo finito! Ah, che noia stare qui nella mia casa ricostruita. Non parlate di me. Sono molto scura quando... Che non sono una pop. Yeah!